C'è ancora la Sicilia nel destino e la stessa valigia carica di sogni. Saranno meno chilometri rispetto all'ultima traversata in autobus che traghettò il Manduria ad una storica promozione in Serie D. 720 chilometri per Alcamo, 545 per Paternò, e la storia di un volo cancellato alla fine e un viaggio improvvisato in autobus andò proprio così 23 anni fa per il gruppo terribile di Antonio Toma. Tanti tifosi pernottarono nello stesso albergo della squadra, una scelta che aumentò i battiti cardiaci dell'allenatore salentino. E anche storia di un premio partita solo per la difesa distribuito in gran segreto, 500.000 lire a testa se non prendete gol, promessa poi onorata dall'allora presidente Blasi. Il cuore è lo stesso, il momento un filo più complicato, l'esonero di Salvadore toglie la terra da sotto i piedi e lancia Alessandro Carrozza al timone. Il peso della scalata è diverso, lì era un doppio atto finale di un playoff, qui una cavalcata di coppa direzione semifinale, più o meno metà montagna da percorrere in bici, uno step per volta. Prima c'è la gara di Manduria con un ambiente che tornerà a spingere e a parare i colpi, tornano i gol doppi in trasferta, segnare sarà importante, tenere la porta inviolata ancora di più. Ieri erano emozioni scolpite su terra battuta, oggi c'è un manto verde speranza sulla strada di Manduria.